Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono il 25 e questo è questo video in cui parliamo della partita di Lecce-Cagliari, in cui è finita 2-2 con la partita delle squadre ragazzi. Ma che partita ragazzi, in cui ragazzi questa partita si è rinviata, doveva giocarsi ieri sera alle 8, ma poi si è rinviata a causa di forti piogge a Lecce ragazzi, e quindi hanno deciso Sky Sport di annullare la partita da Lecce-Cagliari. Ma forse si poteva anche giocare i mesi prima della fine del campionato della sosta natalizia, ma poi si è giocato adesso. E si è finita tutta la partita delle squadre, come abbiamo detto prima, quindi 1-0 va a segnare il gol di 1-0. João Pedro che ha concesso il gol di 1-0 dell'attaccante brasiliano, poi della parità invece va a segnare, poi il 2-0 ragazzi, va a segnare invece il Ninja Raja Nainggolan che ha concesso il gol del 2-0, poi del 2-1 ragazzi la sblocca del Lecce, Gianluca Lapadula che ha concesso la parità. E poi della parità e da segnare il gol Calderoni che ha concesso la parità. E poi ragazzi, è stato espulso ragazzi, per il secondo tempo sono stati espulsi vari giocatori, Robin Olsen che è stato la prossima partita, Fabrizio Cacciatore, e poi è stato espulso anche ragazzi alcuni giocatori del Lecce che salteranno alcune partite, che adesso non sarò quelle del Cagliari, ma quindi salterà, quindi il Cagliari perde un sacco. Due giocatori molto importanti, poi Robin Olsen quindi a porta la prossima partita sarà Aresti, poi credo Calciatori sarà un altro, e quindi ragazzi anche Lecce vede alcuni giocatori importanti, ma comunque Lecce ragazzi se la potrà giocare alla grande ragazzi, e adesso Lecce Cagliari perde un punto, Cagliari sta ancora al quarto posto a pari punti con la Roma che adesso sta al quinto posto, la Roma in giro per il vittorio tra Cagliari e Roma. Un posto in Champions ragazzi, veramente difficile ragazzi per la Roma in Champions, ma possiamo vedere, questa è stata una partita un po' tutto bene ragazzi, secondo sembrava che Cagliari vincesse questa partita, se vinceva tra 3 punti e si tornava al quarto posto ragazzi, ma comunque ragazzi la Roma che comunque Lecce ha giocato un'altra partita, ma al primo tempo abbiamo visto come andava Cagliari, poi Lecce man mano ha recuperato, è riuscito a recuperarla, che adesso Lecce batte punto che non basta, sta al 17° posto in quasi in Brescia, non lo saprei, vediamo un po' se invece si salverà ragazzi insieme al Brescia e le altre squadre ragazzi con il Genoa, come stasera dovrebbe giocare il Genoa Spal per concludere questa giornata di campionato alla 12ª, e comunque ragazzi che dire, e quindi ragazzi che dietro, quindi ragazzi che dire. Quindi ragazzi vi dico tutto, noi ci vediamo per questo video, noi ci vediamo domani, credo con Genoa Spal, non lo so, e non ho un problema con domani. Quindi ragazzi vi dico tutto, ci vediamo.